Ancora un caso, questa volta si parla di scarichi fognari, si parla di inquinamento per il mare, un inquinamento che si scopre derivi da proprio degli abusi, allora si chiamano in causa tutti i sindaci per cercare di capire da dove si inizi e soprattutto mettere riparo perché la stagione balneare è alle porte. E allora ne parliamo in studio con due ospiti, Loredana Di Paola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, benvenuta. Grazie, buonasera. Accanto a lei c'è Luciano Lattanzio, il sindaco di Tocco da Casauria, benvenuto. La ringrazio. Questa settimana si è molto parlato non solo di quella che è stata poi l'accertamento per gli scarichi fognari, ma è uscita la notizia che il mostro della situazione in qualche modo risultava proprio Tocco da Casauria, il comune, che da 15 anni non aveva il depuratore e lo scarico fognario arrivava direttamente al fiume. Ed ecco perché noi abbiamo invitato il sindaco che ci spiegherà com'è andata e soprattutto una lunghissima trafila di rapporti burocratici proprio con i gestori di quello che è con l'ACA, proprio per parlare di quella che è la depurazione. Iniziamo però da questa scheda riepilogativa della settimana, vediamo. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Un mare da salvare, alti tassi di inquinamento che hanno aperto la polemica la scorsa estate a Pescara, divieti di balneazione, accuse, cittadini impauriti, allarme salute e tante dichiarazioni che si sono rincorse nei mesi fino a chiedere le dimissioni del sindaco Marco Alessandrini. A mesi di distanza si scopre che l'inquinamento del mare perdura anche d'inverno e allora si vanno a cercare le cause, scarichi fognari abusivi, a macchia d'olio. Anche il comune di Francavilla apre una battaglia sul caso, al centro dell'attenzione finiscono gli impianti di depurazione, in molti casi non sufficienti al carico di lavoro, in altri casi proprio l'assenza di questi ha portato a sversamenti nel fiume, allertati tutti i sindaci dei territori delle quattro province e da qui l'avvio di una guerra senza quartiere per risalire ai colpevoli di tali abusi e soprattutto al via una corsa per salvare la stagione balneare alle porte, contando il danno che si arrecherebbe a tutta la categoria turistica e al suo indotto, esercenti, commercianti, balneatori, ristoratori, albergatori, insomma un danno che da un lato colpisce l'ambiente e danneggia la regione, da sempre nota come cuore verde e polmone d'Italia, e dall'altra una crisi che si aggiunge a quella che già attanaglia il paese e la regione. Ad oggi l'estate è un punto interrogativo, il mare soffre lunghi anni di abusi e illegalità e nessuno mette la mano sul fuoco sulla soluzione del problema. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Si scopre che da 15 anni non esistono questi depuratori a Tocco da Casauria. Il sindaco ci ha portato davvero un lungo numero di documenti e che cosa c'è scritto lì? Soprattutto a chi sono stati scritti? È doveroso da parte mia, dottoressa, delle precisazioni prima di focalizzare la sua attenzione, l'attenzione di chi ci ascolta sull'argomento, anche perché può essere fuorviante non essere precisi. L'ente gestore delle reti idriche e delle reti fognarie a Tocco da Casauria, come in altri 63 comuni, è l'ACA, alla quale il comune di Tocco da Casauria ha aderito nel 2000, quindi parliamo di 16 anni fa. Il compito politico, il compito amministrativo che ha un sindaco è di sollecitare, rappresentare un grande lavorio politico e amministrativo al fine di sistemare queste inadempienze emerse già nel 2000 all'atto dell'insediamento dell'ACA. Ed è fuorviante, dico, che noi non abbiamo il depuratore. Noi abbiamo un depuratore sottoutilizzato in località Ceppeto che bisogna ampliare per far sì che l'80% delle famiglie toccolane possano sversare i liquami in quel depuratore. Primo finanziamento da ottenere e poi dico che è stato ottenuto, ma andiamo per ordine. Secondo,
un altro depuratore per l'altro 20% delle famiglie, per la morfologia del territorio che è abbastanza complicata, si rendeva necessario due depuratori. Il secondo, in località Frangoli, altro 20% delle famiglie toccolane da attaccare a quel depuratore, e in più le due frazioni, Frangoli e Rovetone. Terzo finanziamento, l'attacco della fognatura di quell'80% di cui parlavo prima, quindi al collettore, per far sì che correttamente i liquami vanno nel depuratore di località Ceppeto. Io sono stato eletto, e quindi parlo di responsabilità ben precise, io sono stato eletto il 16 maggio 2011. Uno dei miei primi atti è stato una lettera all'ACA per invitarli ad un incontro, prima per il 25 luglio 2011, l'incontro è stato fatto in municipio a Tocco da Casauria il 1 agosto 2011, dove noi abbiamo rappresentato questa problematica e l'ACA ha preso degli impegni ben precisi per la realizzazione. Dopodiché passiamo sempre a novembre, stesso anno 2011, solleciti continui a tener fede agli impegni sottoscritti e verbalizzati in municipio a Tocco da Casauria. Non contento, io scrissi all'allora procuratore capo della procura, dottor Trifoggi, per un appuntamento e mi fu concesso prima di dicembre del 2011 e mi ricevette la dottoressa Tedeschini, che ringrazio pubblicamente per alcune dritte, chiamiamole così, consigli che mi ha dato, e cioè i solleciti vanno fatti mettendo anche la data, entro il, cosa che io ho puntualmente fatto nell'arco del 2012. Dopodiché l'ACA porta i libri in tribunale, arriviamo a diciamo 2013, porta i libri in tribunale, concordato preventivo fallimentare, e c'è uno spazio di 3-4 mesi dove non ho fatto solleciti, semplicemente per vedere l'evoluzione della situazione, che si è modificata il management a novembre 2013, e io subito dopo ho ripreso questa, tra virgolette, battaglia per politica amministrativa, per far sì che il comune che rappresento abbia, non sia additato come mostro, come ci è stato a tutt'altro. Arriviamo ai giorni nostri. Bene, arriviamo all'ultima comunicazione, dottoressa, che le faccio vedere, ed è esattamente 17 luglio 2015, dove l'ACA ci comunica che ci ha finanziato, cioè la stazione appaltante, l'ente appaltante è sempre l'ACA, comunica a noi che è stato indetto un bando di gara mediante procedura aperta per ottemperare a quanto loro avevano preso in impegno sin da agosto 2011. Non parlo del passato, non rappresento il passato. Certo è che questa amministrazione è l'unica dal 2000 che ha ottenuto i finanziamenti. Quanto ottiene? Intervento B, totale 1 milione d'euro. Per tutti e tre i tipi di intervento, come? È sufficiente 1 milione certo, di euro? Certo, certo. Tant'è vero c'è la specifica, dottoressa. Arriviamo a un punto, perché adesso vi spiego il perché. Il 16 luglio arriva la notizia, 1 milione di euro per fare l'intervento suddiviso in tre, poi ci spiegherà anche in dettaglio cosa. Da luglio ad oggi sono iniziati i lavori? Attenzione, c'è da fare un ulteriore passaggio. Qui c'è scritto nel bando di gara finanziamenti fondi FAS che la modalità di apertura delle offerte è 18 settembre 2015, quindi da luglio andiamo a settembre. Dopodiché ho sollecitato l'inizio dei lavori, addirittura all'ultimo stamattina, volutamente prima di venire in trasmissione, dove chiedo quando iniziano i lavori. Allora io ringrazio subito l'ingegner Lorenzo Livello, che dovrebbe essere con noi in collegamento. Mi sente? Sì, sì. Allora io l'ho messa in collegamento da prima. Ha sentito quello che diceva il sindaco di Tocco da Casauria? Come no, condivido tutto quello che ha detto. Tutto giusto? Tutto giusto, perfettamente con un orologio svizzero. Perché questi lavori non iniziano? Beh, abbiamo dovuto, diciamo, svolgere tutte le procedure amministrative che prevede il codice dei contratti. Il nostro ufficio gare ha indetto la gara, ha
poi c'è stata la nomina di una commissione tecnica, perché parliamo di macro progetti appalti integrati, che vuol dire nominare una commissione tecnica, fare, parliamo di 6 macro progetti, quindi tutto il territorio per un finanziamento complessivo di 16 milioni di euro. E questo macro progetto che riguarda Tocco Casauria e Torre dei Passeri, il macro progetto 2, e, come diceva il sindaco, di circa 1 milione di euro per Tocco Casauria. Il macro progetto è di 2 milioni di euro, che comprende anche Torre dei Passeri. E che spiegava il sindaco che sono 3 interventi per Tocco. Sì, lei prevede... sa che Tocco è stata, insomma, accusata di essere uno dei più grandi produttori di inquinamento per il fiume Pescara? Beh, diciamo che uno di questi interventi, uno dei 3 interventi, è realizzare un impianto di depurazione in località Francoli, dove non c'è depurazione. Un altro intervento è collettare le acque del capoluogo verso il depuratore di località Ceppetto esistente, e potenziare il depuratore Ceppeto, il terzo intervento. Quindi chiaramente quindi si tratta di canalizzare reflui fognari che oggi non sono trattati per un futuro trattamento. Quindi, senta, c'è una corrispondenza che ha portato il sindaco che inizia nel 2011. Quello che non si capisce è il fatto che, se da un lato l'ACA è accusata di essere un ecomostro, dall'altro si era impegnata a cercare una relazione con l'ACA per risolverla. Perché ci è voluto così tanto? Perché dice in molte occasioni nessuno ha risposto. No, noi abbiamo, come diceva il sindaco, abbiamo attivato... Il primo conferimento di incarico nel 2010, c'era una determina nel 2010 addirittura a un professionista. Abbiamo fatto i progetti, li abbiamo mandati alla regione. Questo progetto che comprendeva il potenziamento di Tocco Casauria e fognature varie è stato addirittura autorizzato dalla regione nel 2012. Poi, come diceva il sindaco, le vicissitudini di concordato preventivo che sono state un terremoto all'interno dell'ACA da un punto di vista finanziario, hanno bloccato un po' tutto, si è bloccato un po' tutto il sistema. Chiaramente poi siamo arrivati all'erogazione dei fondi FAS nel 2013, che ci hanno ridato una boccata di respiro, abbiamo potuto riprendere tutto quello che avevamo e l'abbiamo messo in esecuzione. Questa è la spiegazione, diciamo, tecnica del blocco delle procedure. Se no, noi eravamo partiti sul sollecito sicuramente del sindaco, che ha messo in evidenza le problematiche e ha sollecitato da un punto di vista sanitario di intervenire. Noi le abbiamo colte, poi c'è stato il concordato. Io dico che se non ci fosse stato il concordato, se non ci fossero stati i problemi finanziari, oggi era già tutto realizzato, secondo me. Loredana Di Paolo vuole chiedere qualcosa? Sì, io volevo chiedere, ma il progetto di K15, di cui tanto si parla a Pescara, gli amministratori dicono che sarà risolutivo di tutti i problemi, questo di K15, di cui non c'è traccia nel vostro sito, perché tutto, diciamo, che quello che manca in questa situazione è anche una trasparenza rispetto a questi progetti, a questi bandi. Io sul di K15 non ho trovato nulla. Ora, il di K15 abbiamo trovato veramente, tra l'altro, non sul sito, ma da altre fonti, è un accordo di programma che risale addirittura al 2002. Ora, questo di K15, che cos'è e che cosa e quando si metterà in atto? Allora, il di K15 è un progetto che è nato l'incommittente iniziale Fullato, che ha attivato questo progetto, l'ha appaltato, ha iniziato i lavori, ha consegnato i lavori, dopodiché si è fermato circa 2 anni fa. E un anno fa circa c'è stato il passaggio per il completamento del DK15 all'ACA, dal lato all'ACA. Quali sono l'intervento già realizzato a suo tempo dall'ente d'ambito, dal lato, e che noi oggi stiamo completando, comprendeva una serie di linee fognarie che collettavano a vari impianti di depurazione, soprattutto sulla linea comune di Cepagatti, comune di Tocco Casauria, un tratto fognario è stato realizzato anche lì, San Giovanni di Atino, fino a Pescara.
Noi oggi stiamo completando, penso che da come sono, diciamo, le tempistiche del cronoprogramma lavori, per giugno dovremmo completare i collinari nord e sud di Pescara e dovremmo attivare gli impianti di sollevamento di Cepagatti, che prevedono l'eliminazione di ben 5 fosse IMOF. Questa è la situazione. Quindi, diciamo, la mancanza di comunicazione del passato è perché non era in mano all'ACO la situazione. Ma da un anno è stata a noi, sicuramente oggi noi dobbiamo aggiornare il nostro sito con questo tipo di informazioni che sono importanti per tutti. Questo non magari dovete anche mettervi d'accordo sulle date, perché quando abbiamo fatto l'assemblea il 15 febbraio un altro dirigente dell'ACA ha detto che a marzo si sarebbero completati i lavori. Beh, io adesso le ho detto giugno, io non ho le tempistiche precise, perché chi le ha riferito quella data è il direttore lavori, l'ingegner Di Giovanni. Io adesso ho detto giugno perché ci siamo sentiti qualche giorno fa, mi pare che qualcosa finisce a marzo, qualcosa a giugno. Le ho detto giugno indicativamente per dire che a giugno è finito tutto, e viene riattivato tutto. Per quanto riguarda Tocco da Casauria, secondo voi c'è da attendere per sapere l'avvio dei lavori o già avete un'idea? No. L'avvio dei lavori dobbiamo fare la... Già abbiamo detto alla ditta di predisporre il progetto esecutivo, che questi sono appalti integrati. Chi si è aggiudicato il lavoro ha fatto l'offerta sul progetto definitivo, adesso deve fare il progetto esecutivo che viene validato e a seguito di quello poi si fa la consegna lavori. Quindi c'è è proprio la tipologia di appalto che prevede queste procedure. Quindi, la durata dei lavori secondo voi quale sarà? La? Scusi? Durata complessiva. La durata complessiva, adesso non c'è il cronoprogramma, ma perlomeno sono due tipologie di interventi. Quella delle fogne può durare 5-6 mesi, da 4 a 6 mesi. Quella del depuratore più o meno 7-8 mesi, un anno, diciamo un anno. Depuratore di Francoli e poi l'adeguamento di Peceppeto. Diciamo che dalla consegna circa un anno e abbiamo completato tutto in quella zona. Io la ringrazio per l'intervento, per la disponibilità e anche per la chiarezza. Prego. Arrivederci. Saluto a tutti. Saluti a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, ingegnere. Lei queste cose le sapeva già o no? Sì, e ho apprezzato la chiarezza dell'ingegner Livello. Sì, devo ho apprezzato dire che la chiarezza anche perché disponibile. È stato, a parte la disponibilità che lo ringrazio pubblicamente, ma è stato molto chiaro e fondamentalmente avevo anch'io centrato l'argomento, cioè io gli interventi. A Loredana Di Paola devo fare una domanda da ambientalista, perché diceva il sindaco... No, l'unica cosa, mi permetta, lo devo dire proprio al di là di quelli che sono i ruoli istituzionali, ambientalista, ingegnere, ancora riesco a metabolizzare la lentezza nel realizzare le opere nella pubblica amministrazione, e glielo dico proprio fuori da ogni trasmissione, fuori da ogni... questo parliamo spesso, perché voglio chiedere una cosa a Loredana Di Paola. Ma lui non ha è detto possibile. Inizialmente noi siamo stati dipinti come i mostri in prima pagina, e questa settimana in effetti Tocco da Casauria è stata accusata di essere produttore di inquinamento a livelli altissimi. Sono 3.000 abitanti, può essere il problema di Pescara Tocco da Casauria? No, assolutamente no, infatti non è venuta da noi questa accusa. E il problema è che bisogna sapere che ci sono 480 depuratori in tutto l'Abruzzo, 180 sono solo quelli, diciamo, monitorati dall'ARTA. E di questi, e questo diciamo io sto parlando su dati ARTA ottenuti tra l'altro con mesi e mesi di comunicati stampa, di fide, perché l'ARTA comunque fino a poco tempo fa praticamente aveva nascosto i dati sui depuratori. Li abbiamo finalmente avuti a ottobre e novembre, abbiamo fatto un dossier e l'abbiamo presentato alla stampa e fatto girare assieme a Confcommercio. E da questi dati chiaramente siamo inorriditi, perché in realtà noi stiamo parlando di 180 depuratori monitorati e la maggior parte hanno valori completamente sballati dal punto di vista appunto delle Escherichia coli, dei colibatteri fecali, e addirittura molti depuratori tirano fuori anche la salmonella. Quindi il problema è adesso anche questo di K15 che ci ha spiegato l'ingegner Livello, che è quasi ultimato, ma da un anno a questa parte, dall'estate scorsa, la situazione si è aggravata. Ora ci dobbiamo chiedere perché si è aggravata. Bisogna anche notare il fatto che
a 3 miglia. Parliamo del mare di Pescara. A 3 miglia nel mare di Pescara, la piattaforma Poseidonia, dove c'è l'allevamento di mitili, oggi ha il divieto di pesca dei mitili perché c'è la salmonella. Ora, che cosa succede? Che se si stanno facendo i lavori, le cose sarebbero dovute migliorare, invece stanno precipitando. Addirittura in questi giorni, ieri c'era la notizia su Facebook che i pescatori hanno tirato fuori dei topini morti. Cioè, ora qui dobbiamo capire, insomma, che cosa sta succedendo. Non credo che tutti questi lavori che si stanno facendo stiano portando risultati. Cioè, noi abbiamo un problema sull'asta fluviale del Pescara, che tra l'altro appunto è la più grande della regione, ma la stessa situazione è riportata in tutti i corsi d'acqua d'Abruzzo. Allora, noi questo lo abbiamo chiesto proprio al sindaco di Pescara. Ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi sentiamo il resoconto del sindaco Alessandrini. A tra poco. Abbiamo detto, si parla dell'inquinamento del mare, di quella che è l'inquinamento del fiume e dei fiumi. A questo punto abbiamo parlato con il sindaco di Tocco da Casauria, che questa settimana davvero si è sentito, insomma, la responsabilità di diverse città, insomma, di diversi comuni. E allora noi abbiamo invitato il sindaco di Pescara, non è potuto essere presente oggi, perciò ci ha rilasciato un'intervista più lunga e sentiamo la prima parte. La questione nell'ultimo periodo si concentra su quello che è stato poi il rinvenimento di tanti scarichi abusivi, e allora ci si interrogava anche sul fatto di quello che è stato anche nella scorsa stagione il problema a Pescara. Si è alzato un polverone enorme. Alla luce di quello che si è scoperto oggi, cambia un po' quello che è stata l'accusa verso il comune e anche quello che lei ha detto nelle dichiarazioni nel primo momento? Allora, diciamo, sgombriamo il campo da equivoci. La criticità del mare di Pescara nasce dalla criticità del suo fiume, perché il fiume sbocca a Pescara, e il fiume che sbocca a Pescara attraversa tre province nel corso del suo viaggio raccoglie l'inquinamento che in quelle tre province nasce. Quindi Pescara in tutto questo è la parte lesa, e certamente in una logica di serietà non si deve pensare che l'eliminazione del capro espiatorio, che nello specifico sono io, vale a risolvere i problemi. I problemi si risolvono innanzitutto conoscendoli con dati scientifici e poi assumendo conseguenziali politiche. Noi, gioco forza, ci siamo dovuti concentrare sulla questione ambientale, che intendiamoci non riguarda solo l'acqua, riguarda solo l'aria, però con specifico riferimento all'acqua. Io ricordo in questa sede che il comune di Pescara, e non lo aveva mai fatto nessuno, ha ritenuto di monitorare costantemente la qualità delle acque del fiume in ingresso e in uscita alla foce, e a quelle del mare rispetto a tre punti di campionamento, non solo durante la stagione balneare, come è sempre accaduto, ma anche durante la stagione invernale, all'esito di un protocollo che abbiamo firmato primo di ottobre con l'ARTA e la Capitaneria di Porto. Tutto questo ci conferma un dato che, se vogliamo, era anche facilmente intuibile, ma noi abbiamo dei riscontri oggettivi, e cioè quello che arriva appunto a Pescara è il frutto di un sistema, diciamo, fiume che funziona poco. Le cause sono presto dette. Ci sono degli impianti di depurazione, non tutti funzionano allo stesso modo, bisogna agire su questo ambito, e Regione Abruzzo ha stanziato poste finanziarie per fare questo. Nello specifico, per la sola provincia di Pescara ci sono 17,9 milioni di euro per l'efficientamento del sistema di depuratori. Però il punto è che bisogna conoscere il funzionamento del sistema di depuratori, perché gli ultimi dati in nostro possesso, chiesti ad ARTA proprio la settimana scorsa e resici ieri, a proposito sostanzialmente della qualità delle acque in prossimità dei depuratori, e cioè quanto funzionano i depuratori, mostra dati che non sono affatto incoraggianti, perché qua e là, lungo le tre province, ricordo che il fiume Pescara nasce in quella dell'Aquila, passa attraverso quella di Chieti e muore in quella di Pescara, ecco che vi sono dei dati che non sono per niente incoraggianti e che ti danno il senso di come sia indispensabile agire lì. Una questione la sottopongo, perché
poiché è sempre utile conoscere per deliberare, quindi parlare in base alle, diciamo, alla realtà dei fatti, il parametro che più è fuori livello è quello delle Escherichia coli, l'abbiamo imparato anche noi a Pescara, ma gli altri sono nei limiti. Allora, questo ti fa pensare che nella fase finale della lavorazione dei reflui, cioè di queste acque da pulire, ci sia uno scarso uso di acido disinfettante, il famoso acido petacetico, che in base alle previsioni della legge serve a, diciamo, in modiche quantità a pulire l'acqua. E aggiungo anche un fatto, che fin qui non ci sono monitoraggi relativamente agli, diciamo, avete presente il fosso Cavone, il fosso Grande, Fontecchio, acqua corrente, luoghi magari noti ai pescaresi, cioè non ci sono monitoraggi su questi, diciamo, fiumiciattoli che poi, diciamo, sbucano o nel fiume Pescara o direttamente al mare, e quindi è indispensabile anche controllare gli stessi per poter assumere iniziative conseguenziali. Perché il punto è questo: una volta concluso questo lavoro di monitoraggio, ricordo che nel mentre parlo ci sono indagini in corso da parte della Capitaneria di Porto, che in qualità di polizia giudiziaria, ciò delegata dalla Procura della Repubblica, sta, diciamo, indagando. C'è un lavoro che Regione Abruzzo ha commissionato con riferimenti geotermici all'università. La tecnologia, in una parola, ti consente di fare delle fotografie sul corso d'acqua, e dove ci sono colori più accesi, dove c'è il rosso in particolare, vuol dire che c'è l'inquinamento. E quindi si stanno raccogliendo dati. Indispensabile sarà poi procedere a quello che, con una, diciamo, formula di effetto si chiamano, tappare gli scarichi. In realtà bisogna effettuare dei controlli, a cominciare dagli scarichi industriali e commerciali, bisogna verificare le autorizzazioni, bisogna che la polizia provinciale in primis, che è quella ciò deputata, e le polizie comunali di concerto fra di loro svolgano azioni mirate e specifiche per accertare e, se del caso, sanzionare. Perché il principio chi inquina paga, che sovente viene declinato come fondativo delle leggi che riguardano questa materia, in realtà funziona poco. Questo apre anche una riflessione probabilmente sulla necessità di prevedere delle sanzioni che siano, naturalmente, oltre che effettive, anche incidenti in qualche modo sul portafoglio, perché diversamente l'efficacia delle stesse finirebbe per venire meno. Intanto do il benvenuto al sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera a tutti, un caro saluto a tutti. Allora, è presente in studio il sindaco di Tocco da Casauro e poi Loredana Di Paola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua. La sentite le dichiarazioni del sindaco di Pescara? Sì, le ho ascoltate con attenzione, condivido l'intervento del collega e amico Marco Alessandrini. Io vorrei dire questo, che sono triste, c'è una cosa che mi rende triste, una cosa che mi rende mi dà speranza, mi rende, non voglio usare il termine allegro, perché non si può essere allegri di fronte a tutto questo, ma insomma mi fa sperare bene. La cosa che mi rende triste è lo stato nel quale purtroppo sono le nostre acque, lo stato nel quale sono i nostri impianti. La cosa che mi dà speranza è che mi sembra di poter affermare che per la prima volta, finalmente, dopo tanti anni, si sta iniziando ad affrontare questo argomento che deve essere in cima, e l'argomento degli argomenti e il problema dei problemi questo, in maniera sistematica, perché fino ad ora un grande limite è stato quello di agire ecco appunto come entità singole in maniera scollegata. E invece finalmente si è capito che questo problema si deve affrontare tutti insieme, con le giuste risorse e soprattutto coordinandosi bene. Sindaco, due domande. Lei ha appena detto tutti coordinati con le risorse. Lei questa settimana ha annunciato l'arrivo dei fondi per il depuratore e in più, e questo lo diciamo anche al sindaco di Tocco, l'8 febbraio c'è stato il famoso incontro davanti al presidente della regione e dei 17 sindaci. Sì, per Francavilla ci stiamo adoperando per la costruzione per spingere affinché venga finalmente realizzato il terzo depuratore, un'opera che è stata prevista
già iniziata addirittura e poi un'eterna incompiuta è diventata già da diversi anni, e finalmente siamo, l'ACA ci ha annunciato di aver che sono in corso le gare d'appalto per poter riprendere i lavori del terzo depuratore, che tra l'altro non servirà solo Francavilla ma servirà anche i comuni di Torrevecchia e Ripaterina. Inoltre andava completato su Francavilla un tratto di un collettore rivierasco, e in seguito a un incontro con il presidente D'Alfonso siamo riusciti ad ottenere i fondi anche per questa importantissima opera che metterà a sistema il nostro sistema delle acque. Quindi ci stiamo muovendo su più fronti, ma non solo questo, ci sono stati anche altri incontri con il governatore, con i vertici dell'ACA e dell'ARTA per quanto riguarda il funzionamento del depuratore Pretaro e per quello del foro sbocca a Fosso San Lorenzo. È chiaro che noi, che siamo comuni che stanno a valle, questo è un dato da ribadire, raccogliamo un po' tutto ciò che succede nell'entroterra, quindi per questo prima mi soffermavo sul fatto che gli interventi devono essere sistematici e coordinati, perché io posso avere un'ottima depurazione degli impianti che funzionano benissimo, ma sul mio territorio ho due fiumi che ovviamente non è che nascono nel mio territorio, arrivano e hanno un lungo percorso e quindi trasportano, ahimè, tutto quello che trovano sulla strada. Ma secondo lei la notizia che è uscita questa settimana della responsabilità del comune di Tocco è realistica, visto che sono 3.000 abitanti? No, non è assolutamente realistica, è un po' nel senso in cui sto parlando, cioè qui bisogna capire, intanto non bisogna soffermarsi più di tanto alla ricerca di responsabilità, sono importanti, però io mi sono sempre adoperato nella politica per fare qualcos'altro, cioè quello di individuare i problemi e risolverli. Quindi su e questo a proposito argomento... di soluzione, tra il finanziamento e l'avvio dei lavori, la stagione estiva è a rischio? Su Francavilla io ritengo di no, per due motivi, perché noi siamo stati trascinati un pochino per quanto riguarda mediaticamente, diciamo, dalle vicende di Pescara. In realtà le analisi svolte puntualmente dall'ARTA, periodicamente dall'ARTA, ci hanno restituito una realtà diversa su Francavilla. Noi l'anno scorso abbiamo avuto su 7 km di costa problemi solo in due piccoli tratti, che poi guarda caso sono quelli corrispondenti all'uscita dei due depuratori, che abbiamo uno a nord e uno a sud, ma in tutte le analisi, dalla prima all'ultima, fatta negli altri 6 km di costa, noi non abbiamo avuto nessun divieto di balneazione e nessun problema dal punto di vista, ripeto, della balneabilità. Poi è chiaro che se si vuole fare turismo, si vuole diciamo diventare un comune che attira persone, la notizia di avere un divieto di balneazione su un tratto di 200 metri pregiudica tutto il resto, quindi c'è anche da distinguere questo aspetto. La stagione balneare secondo me non è assolutamente a rischio, anche perché per quanto riguarda Francavilla noi avevamo un problema di una rottura di una conduttura al depuratore Pretaro. Abbiamo avuto un preciso cronoprogramma, l'altro ieri io sono stato in riunione con il governatore D'Alfonso e con i vertici ACA e ci hanno garantito che i lavori di riparazione entro fine marzo saranno completati. Grazie sindaco, grazie ad Antonio Luciani. Grazie a voi, un saluto. Arrivederci. Adesso vi chiedo invece di commentare le dichiarazioni del sindaco Alessandrini, perché il discorso è un po' quello, arriva a valle quello che fanno a monte, no? Cioè in realtà poi la risposta è sempre questa, non è colpa nostra, questo ci arriva. E quello che ha detto il sindaco Alessandrini sulla situazione del mare di Pescara e su quello che stanno facendo, che vi ha perso? Secondo me è molto molto fumoso e inconsistente, perché noi abbiamo fatto un accesso agli atti, per esempio abbiamo le mappe delle fogne di Pescara, le abbiamo analizzate e abbiamo visto che ci sono molti scarichi, molte condotte che portano direttamente al fiume, a parte quella della Madonnina, dove c'è la pompa di sollevamento che costantemente sversa o piove o non piove, e questo diciamo è stato anche dimostrato, abbiamo pubblicato delle foto, anche perché i cittadini ci chiamano al momento, per cui la situazione è abbastanza monitorata. E ora io ho fatto questa domanda appunto in occasione di questa assemblea del 15 febbraio
a un dirigente dell'ACA che è intervenuto e ho fatto la domanda appunto di queste condotte, che cosa fossero, cioè, lui ha detto, l'ha detto proprio pubblicamente, il depuratore di Pescara non ce la fa, quindi quando piove il problema è che o si allaga la città oppure ci sono, come dire, degli sfogatoi, ci sono delle condotte che devono assolutamente sversare in mare. Ora dobbiamo sapere anche che Pescara non ha la separazione tra acque bianche e acque nere, quindi noi abbiamo delle condotte che portano entrambi i tipi di acqua, per cui insomma, la situazione è già è paradossale, perché insomma, nel 2016 ci ritroviamo ancora un sistema fognario vetusto e assurdo, incontrollato, è un depuratore che tra l'altro dovrebbe, se ci avevano detto che tra l'altro a cui era attaccato il comune di Spoltore e quello di Cepagatti, oggi sappiamo che si stanno facendo i lavori, ma che probabilmente non sono ancora allacciati a Pescara, per cui sia Spoltore che Cepagatti stanno sversando nel fiume. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi abbiamo fatto molte domande anche durante l'assemblea, le abbiamo anche inviate tramite accessi agli atti, ma noi di risposte concrete non ne abbiamo. Tutti parlano che è un problema, che bisogna fare, che bisogna... Le sanzioni, per esempio, le sanzioni non ci sono. Noi l'abbiamo denunciato già da mesi. Voi avete scritto che di 4 province alle quali avete chiesto il resoconto degli scarichi legali, sì, legittimi, a rispondere è stata solo la provincia di Teramo. Solo la provincia di Teramo ha risposto mandando dei tabulati dove praticamente il 50% dei depuratori che... di cui abbiamo chiesto l'autorizzazione, perché l'autorizzazione viene data dalla provincia, ora la metà dei depuratori della provincia di Teramo non ha l'autorizzazione allo scarico, quindi che succede? Viene sanzionata? Non se ne ha traccia, tre non no, viene sanzionata. No, le sanzioni poi ci sono, perché quando sforano c'è anche un tabulato dove praticamente ci sono una serie di depuratori che al controllo sforano e a cui viene comminata la multa. Poi avete chiesto se c'era un riscontro del pagamento di quelle sanzioni. Infatti, il riscontro non c'è, quindi praticamente la multa, la provincia di Teramo nel 2015 doveva incassare 415.000 euro di multe, non se ne sa nulla, non ha incassato un euro, quindi non si capisce qual è il sistema. Cioè, se io non c'è sindaco Lattanzio devo chiedere una cosa, che vi siete detti l'8 febbraio, 17 sindaci riuniti con il governatore d'Abruzzo? Io gliel'avevo già detto fuori dalla trasmissione, ma glielo ripeto, l'8 febbraio ho delegato un assessore a partecipare perché era una riunione più tecnica, parteciperò a mercoledì 24 ore 9 convocate dal governatore, dove ci sarà il punto della situazione e la definizione, cronoprogramma degli interventi. Voi siete andati a dire quelle che erano le vostre necessità? È chiaro, ribadire quello che già ho detto mi sembra stucchevole per chi ci ascolta ripeterlo ulteriormente. Però volevo collegarmi alla domanda che lei faceva alla dottoressa Di Paola. Premesso che avrei gradito in studio, in modo che ne parlavamo con i colleghi, ma senza, cercando di remare tutti allo stesso modo, facendo il cosiddetto sistema per affrontare una problematica e risolverla. Premesso questo, premesso che cortesia istituzionale vuole che tra colleghi ci si ascolta, tra colleghi ci si sente e tra colleghi si fa il punto della situazione. Fatte queste premesse, io dico che l'approccio che ho ascoltato da parte dell'amico Marco mi sembra più un approccio di stampo, Pescara. Il sindaco di Pescara. Mi sembra un approccio, direi, di stampo legale, più che politico-amministrativo, con tanto affetto e con tanto rispetto per chi amministra una città nettamente più grande del paese che io rappresento. Condivido invece l'impostazione del sindaco di Francavilla, che affronta la problematica e il problema per quello che è e tenta di risolverlo, cosa che sto facendo io dal maggio 2011, tanto è vero che questo problema è in via di definizione, come lei, dottoressa, ha ascoltato dall'ingegner Livello. Cioè, non interessa, qui non stiamo facendo una causa, le responsabilità penali sono altre le sedi dove si discuterà se riterrà opportuno chi di dovere, saremo tutti giudicati senza nessun problema,
ma il sindaco, l'amministratore ha il dovere, oltre ad avere una sensibilità verso queste problematiche. Quello che vuole intendere, nel senso questa dichiarazione che tutto parte non da Pescara ma che viene da qualche altra parte, cioè attribuire la responsabilità dell'inquinamento a un comune. Sto parlando del mostro in prima pagina, per essere chiari, dottoressa, mi era sembrato di essere stato abbastanza chiaro, ma se vuole glielo ripeto tranquillamente, cioè mi dà prurito ad essere additato come comunità toccolana responsabili di un inquinamento ben più grande la portata di un paese di 3.000 abitanti. Ma in ogni caso ho dimostrato in questa sede, dimostrerò nelle sedi opportune, il lavoro fatto e quello ottenuto. L'unica amministrazione, ripeto, dal 2000 ad oggi, che ha ottenuto un finanziamento per sistemare queste. Non basta il progetto, non basta la carta. Si devono vedere il cosiddetto omino che si sporca di calce e la realizzazione dei lavori. Questa l'ho già sentita da qualcun altro che la usa spesso. Ecco, non lo so chi l'ha ascoltato, da chi l'ha ascoltato. Non la dice spesso il governatore d'Abruzzo. Condivido il governatore che sta affrontando di petto questo argomento dell'inquinamento del fiume. Quindi voi il 24 avete di nuovo un incontro con D'Alfonso? Sì, e lo sta affrontando di petto il governatore questo argomento, dando delle scadenze ben precise. Di Paola, perché fino allo scorso anno Pescara non accumulava tutto questo inquinamento? Perché in realtà, esempio, Tocco da Casauria questa situazione ce l'ha dal 2001, eppure viene accusata oggi, quando poi in realtà l'anno scorso quelle erano le analisi, quando c'era il governo Masci, in altre occasioni c'era stato l'inquinamento. Che può essere cambiato? Gli scarichi abusivi, se così fossero, non sono stati messi quest'anno? No. Quindi? Ma diciamo che c'è addirittura un rapporto di parecchi anni fa del comandante Conti del Corpo Forestale, praticamente, che aveva monitorato il fiume, e quindi diciamo che di scarichi abusivi sappiamo che ce ne sono da tanto tempo. Non si è fatto molto, magari si è fatto poco, e quindi comunque la situazione è rimasta invariata. E che è successo? Che lo scorso anno, la scorsa estate, diciamo che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, perché con la rottura della condotta di Via Raiale, che ha portato a quello sversamento, diciamo, ingente di liquami, e quindi anche lo sversamento dell'OxyStrong, cioè dell'acido paracetico, e hanno fatto, diciamo, più controlli. Quindi prima non si sapeva. Allora, che succede? Io questo, diciamo, se andate a monitorare, andate a prendere, che ne so, nell'archivio del centro, tutti gli articoli su questo argomento a settembre, dopo l'estate, le analisi venivano fatte ed erano sempre pessime. Poi d'inverno le analisi non venivano fatte e venivano riprese, diciamo, verso aprile. Aprile le analisi erano sempre pessime, arrivava poi l'analisi di maggio-giugno e magicamente l'acqua era balneabile. Ora cosa succedeva? Questo io lo dico, però insomma chiaramente non è un'illazione, però diciamo che è una cosa che sappiamo. L'ARTA, secondo noi, telefonava all'ACA prima dei controlli, 24 ore, 48 ore prima. Per cui l'ACA poi buttava l'OxyStrong, di cui ha parlato anche il sindaco, e poi si andavano a fare le analisi. E questo avveniva tutta l'estate. Per cui le analisi durante l'estate sono sempre state buone, non c'è mai stato nessun tipo di problema. Ma a settembre l'ultima analisi, appunto dopo la stagione, aveva invece risultati negativi. È un merito per Alessandrini detta così, perché in realtà parliamo del governo Mascia. Di quelle tutti i governi, governo D'Alfonso precedentemente. Perché lui almeno, cioè, in quello che ha fatto, ha messo pubblicamente la situazione, poi è stato accusato, sono state chieste le dimissioni. L'OxyStrong, poi là c'era un'altra polemica enorme, perché si parla di un acido e perché si è parlato anche dei danni che può fare sia all'epidermide, sia, insomma, anche, io immagino, anche all'ecoambiente, perché insomma ma si, certo, parla di un acido. Infatti la scorsa estate ci sono stati casi di, insomma, dermatiti, di problemi, sì, appunto, perché comunque è stato versato, tra l'altro, appunto, in quantitativi importanti proprio rispetto allo sversamento che c'era stato. Ma nella prassi normale di tutti questi anni, questa è una prassi che c'è sempre stata a Pescara, perché voglio dire, diciamo, l'inquinamento del fiume Pescara non viene da oggi, da ieri o dall'altro ieri, sono
anni e anni, perché i depuratori, il depuratore di Tocco, per dire, non c'era, non c'è adesso, ma non c'era prima, e tutti gli altri depuratori di cui noi abbiamo appunto di cui abbiamo parlato nel dossier, e abbiamo i dati del 2011, dal 2011 al 2015, e sono dati allucinanti, sono dati veramente incredibili per gli sforamenti del, diciamo, rispetto ai coli batteri, che tra l'altro che sono quelli monitorati, perché se poi parliamo dell'inquinamento chimico che porta il fiume Pescara, lì vabbè, il rapporto di cui parlava il sindaco dell'università riguarda proprio l'inquinamento chimico, e anche lì abbiamo dati incredibili, però sono cose che avvengono da anni. Quindi questo sistemino che si faceva per la balneabilità oggi non si è potuto più fare proprio per questa rottura, e quindi il sindaco, per recuperare una situazione, ha fatto questo contratto con l'ARTA, e quindi ha voluto monitorare durante l'inverno le acque di balneabilità. È un merito, è da riconoscere. Sì, diciamo che è stato costretto dagli eventi, però bene, certo, molto bene. Però alla perché da lì si è aperto oggi il problema degli scarichi, del riuscire a risalire, insomma, da questo momento in poi l'allerta è stato diffuso da tutte le parti. Certo, bisogna... noi adesso diciamo sappiamo che a maggio-giugno le analisi saranno reali, non penso proprio che potranno, diciamo, falsarle con l'OxyStrong. Che succederà adesso? Quindi siamo in chiusura, voi avrete questo incontro con il governatore, c'è l'attesa per sapere, come ci ha detto l'ingegner Livello dell'ACA, quando ci sarà l'avvio dei lavori, perché manca ancora una parte del progetto dalla società che ha vinto la gara d'appalto. Per gli ambientalisti adesso il prossimo passaggio quale sarà? Noi il 12 marzo scendiamo in piazza, perché noi abbiamo chiesto durante l'assemblea, intanto ci siamo da ottobre, abbiamo iniziato questo dialogo con gli operatori economici della costa, quindi da Confcommercio a tutte le sigle dei balneari, agli albergatori, eccetera. E abbiamo chiesto in questo documento, in questa assemblea, tra l'altro appunto abbiamo notato la mancanza del governatore, ha mandato il suo sottosegretario Mazzocca. In ogni caso noi abbiamo fatto delle richieste ben precise, e vogliamo chiaramente che sia istituita una task force di polizia, magari presieduta dal prefetto, e proprio per quanto riguarda gli scarichi abusivi, ma deve essere un'azione immediata. E abbiamo chiesto trasparenza, perché la trasparenza negli atti amministrativi è tutto. Attraverso la trasparenza noi possiamo controllare i nostri cittadini, e loro sono, diciamo, in condizioni, cioè non sono in condizioni, diciamo, di falsare le azioni. Quindi vogliamo sapere anche come vengono spesi i soldi che vengono appunto stanziati per i depuratori e per tutte le altre azioni volte al risanamento dei fiumi. E poi vogliamo appunto anche che sia fatto un sito dove appunto mettere tutti i dati e la trasparenza poi soprattutto rispetto alle società di gestione che gestiscono il servizio idrico. Quindi noi il 12 marzo scenderemo in piazza con tutte le sigle con cui abbiamo stretto questa alleanza, proprio per cercare di arrivare di spingere, a una conclusione. Al sindaco Lattanzio dico, lei è arrivato, insomma abbiamo detto il mostro in prima pagina, hanno detto alla luce di quello che è successo che evidentemente 3.000 abitanti non possono causare questi danni, quindi oggi... Sì, però devo dirle che al di là della grande negatività nel leggere la notizia in prima pagina, anche da parte mia, e le confesso una notte insonne, devo dire che per affrontare la problematica in termini positivi e quindi vedere il lato positivo della cosa e il tam-tam mediatico sviluppatosi su questa storia, io mi auguro, e parlo di televisione che ci sta ospitando adesso e parlo del centro, io mi auguro, questo tam-tam mediatico e dell'associazione che è qui vicino a me, la dottoressa Di Paoli, mi auguro che serva a velocizzare il tutto affinché venga concretizzato il finanziamento, che è un termine astruso, astratto su carta, ma venga messo in pratica, realizzato, affinché non ci siano aumenti di costo. Fuori dalla trasmissione mi chiedeva prima la dottoressa, ma bastano questi soldi? Oggi sì, se aspettiamo qualche anno forse no. Ecco perché è fondamentale scrostare la burocrazia. È stato chiarissimo. Perfetto. Allora, io ringrazio tantissimo Loredana Di Paola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua per essere state con noi.
Grazie. Grazie a voi. E ringrazio tantissimo il sindaco di Tocco da Casaure, Luciano Lattanzio, perché in realtà si è presentato qui quando, insomma, sapeva quella che era l'immagine generale che in questi giorni si era sviluppata e ha spiegato con tanto di carte quella che è stata la situazione. Insomma, abbiamo appurato che evidentemente non era così come era stata inizialmente dipinta. Grazie di essere stato con noi. Grazie a lei. L'appuntamento con Sena Abruzzo è la prossima settimana. Grazie a tutti.